Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del notiziario di prealpina.it. Apriamo con il punto sulla diffusione del Covid-19 in Lombardia. Si alza il coefficiente di contagio che arriva all'8,4%, mentre ieri era al 7,1% e martedì al 7,7%. Tuttavia non c'è un incremento dei ricoveri in terapia intensiva. Nessuno oggi. Il numero è quindi fermo a 845%. Ma vediamo i dati. I nuovi positivi sono 5.046, i tamponi processati 59.696, i decessi 100, che portano il totale da inizio pandemia a 30.185. I dimessi sono 6.025. Per quanto riguarda l'incidenza del virus provincia per provincia, in testa c'è sempre Milano con 1.325 nuovi contagiati, seguita da Brescia con 623. Varese è al terzo posto con 495, ovvero lo stesso numero registrato ieri. Capitolo Coinger. L'ex consorzio dei comuni, ora SRL, per la raccolta dei rifiuti, perde due pezzi. Dopo una lunghissima gestazione, la fuoriuscita di Brunello e Gazzada Schianno è un passo. Entrambe le amministrazioni civiche porteranno in consiglio comunale il voto sulla rescissione dell'accordo che le vede ancora legate alla società con sede proprio a Brunello. I prossimi 30 e 31 marzo si consumerà quindi l'ultima tappa di un percorso accidentato che ha visto maturare un'ampia spaccatura riguardo il progetto della tariffa puntuale di bacino proposta dallo stesso Coinger. Incendi sospetti a Varese. Brucia un camper abbandonato vicino all'Iper di Viale Belforte, dove ci sono tanti mezzi lasciati al loro destino e dove le fiamme non sembrano essere casuali. Il reportage di Pasquale Martinoli. Siamo a Belforte, questa è l'area sterrata, utilizzata anche come parcheggio, accanto al centro commerciale Iper. Qua ieri sera alle 10 e mezza circa, un grande bagliore, e questo camper che è andato in fuoco, completamente distrutto, sono intervenuti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, hanno spento l'incendio ma ormai del, del camper resta come vedete lo scheletro. La storia di questo camper è che era qui abbandonato da, dall'estate scorsa e già eh, oggetto di furti, era stato, erano stati rotti i vetri, aperto appunto il camper e portato via tutto quello che c'era dentro. È un mistero sulle ragioni dell'incendio ed è un mistero sul fatto che questo camper fosse qua abbandonato da diversi mesi. Ecco qua siamo dalla parte opposta dell'area sterrata qui accanto al centro commerciale. Questo è un furgone che è abbandonato anche questo dall'estate scorsa, è danneggiato, rotti i vetri, hanno già asportato praticamente tutto all'interno. E qua punto da, da mesi, non è di nessuno. Infine la pagina sportiva. Questa sera alle 20:30 scende sul ghiaccio di Casate l'Hockey Club Varese per la ripetizione di gara 3 dei quarti di finale dei playoff dell'Italian Hockey League. I Mastini di Varese sfidano i Bolzanini della piano. In caso di successo, accederebbero alla semifinale contro il Merano. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione delle 13 di domani del notiziario di prealpina.it.